Allora, registrazione partita. Perfetto. 1, 2, 3, battete le mani almeno. Bravo! Lui che le ha libere, perfetto così. Allora, vuoi che tengo io le domande? Ma no, dai. Siamo già partiti. Se quello... Quando parte? Parte a un certo punto o siamo già... Di solito quando si batte le mani vogliamo... No, secondo me fai come Montemagno. Fai come... Presente Montemagno. Parla che è già partito. Già questa deve andare. Capisci? Ok. Allora, cari amici di Poliradio, siamo qui all'Alcatraz con un cantautore, musicista, comico, mastrovinaio e adesso anche eroe dei fumetti, Ruggero Dei Timidi. Ciao Ruggero, benvenuto su Poliradio. Sei assunto. Grazie. Ah, non è un colloquio, no? No, ho voluto lodarti perché mi piaci un sacco, davvero. Io ti ringrazio, ti ricordo che sono sposato innanzitutto. Sì, anch'io quasi, per cui nessun problema. È tutto vero quello che hai detto, sono più un cantante, un influencer a volte anche, sicuramente un sex symbol ovviamente, però sono uscito con la mia linea di vino. Non so se esiste una linea di vino, lo presenterò anche come Albano, anche a Vinitaly. Come Albano, non dirlo più se vuoi uscire vivo da questa intervista. Perfetto, come non Albano, lo dico più. E come Sting, di cui tra l'altro ho le stesse doti amorose. Ma adesso andiamo avanti con i fumetti. Ho presentato anche i fumetti timidi a Lucca Comics. Con mia somma sorpresa, sono piaciuti. E la variant cover di Giorgio Cavazzano, cioè un maestro del fumetto italiano che mi raffigura, me e mia moglie, insomma, è andata esaurita questa. Per cui è, insomma, una cosa che fa piacere. Io ho avuto la fortuna di leggerli, ho anche acquistato, per cui soldi che entrano. Nei tuoi fumetti sei stato a New York. Hai finalmente scoperto cos'ha New York che Udine non ha? Sì, non ha niente da invidiare, diciamo, a Udine, perché a Udine c'è tutto. Perché andare fino a New York? Quando il pane lo compri a Udine, vai a vedere lo sport, c'è l'Udinese, i concerti, ogni tanto qualcuno passa, ogni tanto. New York ce n'è un po' di più. A Udine magari qualcuno meno? Che cosa? Di concerto. Leggermente meno, ma perché bisogna far un po' più tranquilli si sta a Udine, molto tranquilli. Okay. Tu invece sei uscito recentemente con il tuo nuovo singolo che parla di una storia d'amore puro, incondizionato, a volte contrastato da varie persone che si frappongono tra la persona amata e l'amante. Stiamo ovviamente parlando di Mano Amante Mia, così per fare un po' di ironia. Cosa ha ispirato la scrittura di questo tuo singolo? No, innanzitutto è tutto vero quello che dico. Sì, ma sono d'accordo. Perché è la storia di molti, ovviamente al maschile, però ho scritto anche delle storie al femminile al riguardo. In questo caso è una storia molto spesso trattata, ma solo superficialmente da vari autori, come, non so, Umberto Tozzi, penso alla mia mano che lavora piano, no? In Gloria, oppure chi era, Alex Britti, 7000 caffè era, sì. Che diceva l'amore stasera lo faccio da me, però è sempre... Anche Celentano in Una carezza in un pugno, per esempio. Ma sei preparato, devo dire. Ha studiato. Si vede che di carezze e di pugni te ne sei fatti diversi. E in effetti manca però una canzone dedicata esclusivamente alla mano, che quando eravamo ragazzini, diciamo, era il fulcro delle nostre giornate, possiamo dire, e poi da adulti, parlo del mio caso, nel tuo no, ci sei ancora dentro con tutte e due le mani, e nel mio caso adesso poi, diciamo, tra le varie cose, viene a mancare il tempo, poi sei sposato e tutto, e ogni tanto ti ricordi e dici, ah, che bei, i bei tempi quando stavamo solo io e la mia mano, invece è finito tutto. La citazione della nannina all'interno del testo era voluta? Guarda, sei il primo che finalmente era voluta, anche perché, diciamo, è un po', è una canzone ispirata al rock, un po' alla Nannini, un po' anche alla Antonacci. Infatti si vede nel video dove sfoggio delle camicie all'Antonacci, dove ballo. In genere Antonacci ha proprio il copyright, solo lui può usare in Italia le infradito nei video. E invece io ho detto, ok, uso le Crocs, va benissimo lo stesso, faccio una mia figura da sex symbol uguale. E invece dice, nel finale dice, mano amante mia, io lì ti lascio per sempre. Beh, da altre parti non possiamo metterla in fondo ti al ti sento crescere, insomma, è chiaro che non è tra respiro e... Cosa dice tra respiro e gemito? Battito. Io dico tra respiro e gemito perché mi sembrava un po' più ficcante. Chiedo scusa ovviamente a Gianna Nannini e anche a Pacifico, autore della canzone. Invece spesso e volentieri ti abbiamo visto lavorare con tua moglie. Tua moglie cosa ne pensa di questa tua amante?
non pensa niente, anche se come tutte le mogli si stupisce perché pensa che un marito non faccia più quelle cose lì, invece tutti lo fanno, solo che viviamo per fortuna in una società bigotta per cui non si dice più, per fortuna, perché così io riesco a fare delle canzoni che la gente dice ma non si può dire quella cosa, se invece fossimo in Svezia sarei già morto di fame. Io invece sono molto lieto perché appunto voglio farti un sacco di lodi, perché tu riesci, devi smetterla però, allora. Stai esagerando. Sei riuscita a sdoganare lo squirting, il rimming, adesso anche la masturbazione sia maschile che femminile con vibratore. Quella, no, ma senza mai cadere nella volgarità, e questo l'ho apprezzato un sacco. Perché fa parte della vita, a parte il rimming che mi fa schifo. Infatti nella canzone che ho scritto prendo le distanze, ma sai quando poi inizi a scrivere canzoni come spruzzavi acqua dalla vagina, spero si possa dire a quest'ora, sull'internet. Sì, sull'internet a seconda dell'ora, ascoltate o meno questa squirting, ecco. No, dici, quando scrivi una canzone così, poi tutti giustamente arrivano e dicono: perché non scrivi una canzone sul fisting, sul rimming? Cioè, no, non è che prendo ogni categoria di YouPorn, no, deve essere un qualcosa che ha a che fare anche col vissuto sociale delle persone. Penso ai massaggi romantici, al problema della candida, insomma, delle cose un po' vissute da tutti. Il rimming tra queste, mentre lo squirting è qualcosa di comunque di naturale che può capitare, il rimming insomma è abbastanza, non starei tutta la sera a parlarne, anzi andrei più avanti, però mi sembra un po' forzato, ecco. Allora, appunto, quindi quanto c'è di autobiografico nei tuoi testi, nel senso quanto c'è di Andrea in Ruggero? Chi è Andrea? Pensavo allora, fosse un alter ego. Basta con questa storia, mi dicono che c'è questo Andrea Sambucco che si spaccia per me, che è uno che tra l'altro io ho scoperto, perché io essendo artista io scrivo le canzoni perché voglio che tutti le cantino, non ho secondi fini. Poi ho scoperto e ho detto guarda che c'è uno in SIAE, Andrea Sambucco, che ha depositato i tuoi testi. Si spaccia per te. E si prende i soldi. Tra l'altro, forse è uno scherzo che siamo vicini al primo d'aprile, mi ha fatto il pass o l'areas con scritto Andrea. È qualcuno che mi vuole male, io credo i miei competitor, Checco dei Modà, penso che è uno molto invidioso e scrive sempre queste, ha scritto Andrea, per cui io mi dissocio da questo Andrea, ecco, vai con la domanda. Allora, prossima domanda, quindi, di giovani emozioni ne hai portati in giro tre per l'Italia, per primo il disco, sì, il concerto e il musical. Sì. Il musical è un po' innovativo in nel tuo genere, quanto è stato difficile tirare su un musical? Beh, è stato difficile perché abbiamo lavorato 10 giorni e 10 notti per montarlo dal punto di vista tecnico, perché comunque c'erano 4 schermi proiettati in modo che si potessero smontare, perché doveva star tutto in un furgone. Sono delle problematiche che è chiaro per Antonacci e la Pausini fa ridere che arrivano con i tir, ma noi che dobbiamo girare con un furgone, noi siamo io e mia ci moglie, sta meno roba. Un agriturismo dello spettacolo, ci stavano giusto i 4 proiettori con 4 schermi che però facevano una degna figura, quasi come i Coldplay, quasi, io dico quasi come i Coldplay, che anzi saluto Cristiano Martino che ci sta, ciao, che ci sta seguendo. È stato difficile non tanto la trama ma quanto la resa comica degli sketch, perché dici la gente si aspetta sicuramente le canzoni, gli sketch non se li aspetta, riderà o meno, e devo dire che hanno riso. Il finale, nel finale ci sono state quelle ovazioni tipiche da musical, nonostante fossimo in 2 sul palco, ma grazie agli schermi dietro moltiplicati sembravamo, non dico 100, ma almeno 4-5. Quindi tra 20 anni sarà cult tipo Grease? Sarà tipo Grease, tra l'altro Grease che cos'è? È un pretesto, non è una vera trama, è un pretesto per cantare delle belle canzoni, e più o meno il musical sono queste, ci ho inserito una trama che prende un po' in giro il genere e racconto la storia mia a mio modo, ma d'altronde sono io sul palco e devo far così. Allora invece parliamo di stasera. Parliamo. Ti ho visto sull'Instagram. Sì. Allenarti come Vasco per questa data. Quanto è impegnativa? Beh, conta che ho fatto 2 stories in cui correvo, per cui le stories quanto durano? 15 secondi. Sì. Ho corso per 30 secondi. Anzi no, dico la verità, 32 secondi, perché prima di schiacciare start ho corso, per non far vedere quello, sai che parte? Ah no, stava correndo solo per... Quindi hai iniziato a correre un po' prima? Un po' prima, 2-3 secondi, salve, sono qui! Avevo già 2-3 secondi, avevo il fiatone. A me piace, no, mi tengo in allenamento, nel senso, star 2 ore sul palco, comunque, nonostante la mia forma è tanta, è il fiato che a volte manca. Per cui star sul palco è complicato e io faccio delle passeggiate di 1 ora, 1 ora e mezza, dove faccio un po' di, come si chiama... Camminning? C'è un termine? Non so, penso... Footing? Jogging alla corsa, so. Jogging,
Camminata veloce, passeggiata rapida. Il termine in inglese era più bello. Vabbè, faccio coming out perché cammino andando fuori. Qui io faccio coming out un'ora e mezza e c'ho un po' il fiato per reggere, come fa Vasco. Vasco è uno che ci sta dentro tantissimo. Sempre citando Vasco, tu l'anno scorso hai avuto quello che hai definito il tuo Modena Park. Io volevo chiederti, quando sarà il tuo secondo raduno timido? Ti ringrazio, infatti si chiamava Tittoni Park. Sì. Detto, con quello magari la gente dice, oh cavoli, come il Modena Park? Più o meno, ecco, c'erano leggermente meno di 220.000, che erano quelli di Vasco, però sempre quasi 1.500, insomma, quasi 1.500, come dicevano in quel famoso film. E quest'anno lo rifarò sempre al Tittoni. Adesso mi sto sbilacciando, però insomma, non c'è la data ufficiale, uscirà tutto. Dovrebbe essere al Tittoni, sarà sicuramente. Non si chiamerà più Tittoni Park, ma rullo di tamburi non lo posso ancora dire. Non lo posso dire, però sarà una sorpresa. Vabbè, noi ti aspettiamo un raduno timido da tutta Italia. Mentre oggi all'Alcatraz chiudiamo Giovani Emozioni Tour. Quindi chiudiamo col progetto Giovani Emozioni, ma parlando di progetti futuri. Io ti ho sentito sempre su internet cantare un motivetto che faceva tipo Fiaduna, Fiaduna. Scusa se canto malissimo, ma quindi questo è presagio di un progetto futuro, qualcosa che sta per arrivare, o è solamente un momento in cui avevi una chitarra e hai deciso di fare una parodia? No, allora, il problema delle parodie o dei centoni, quando tu cambi, no, le parole delle canzoni, si chiama centone. E non lo faccio per, visto che siamo tutti all'università, dobbiamo anche imparare delle cose serissime. E io non voglio fare, io sento le canzoni, dico, non voglio fare come quello, che lo youtuber che sente la canzone dopo due ore che è uscita la canzone, parodia. C'è già la parodia, io proprio quella roba lì mi viene. Però c'era questo motivetto che di quelli di Sanremo è quello che mi è rimasto più dentro, anche per la sfrontatezza, sì, di come l'ha presentato. Per me, magari che sono, non dico anziano, ma giovanile, ecco, se sono giovanile dico sì, vabbè, però ho già visto altre cose nella mia... mi rendo conto che uno più giovane si possa immedesimare, e la canzone a me fa come dire, ha quel ritmo che mi piace, per cui mi è entrata dentro col giro di chitarra carino, e ho iniziato a sostituire le canzoni, le parole a mio modo. Mi divertiva la cosa, ho detto vabbè, ma non posso farlo. Ho buttato fuori 30 secondi, niente, visualizzazioni, condivisioni, ci vedi che a volte basta poco, ormai. Va bene, quindi progetti futuri ancora, a parte il Tittoni Park, chiuderò la mia versione di Rolls Royce di Achille Lauro, e poi vediamo, poi tour internazionale dopo quello, ovviamente. Ruggero, io ti ringrazio, sei stato un sacco disponibile. Ma sì, tagliate quando sì, ho grida, perché no, sono un artista che fa, cioè, capisco che sono come Ozzy Osbourne, però insomma. Io ti auguro un buon fine del Giovani Emozioni. Io ti auguro la laurea. Grazie mille, me lo stanno augurando in tanti anche i miei, ma vedono sempre più lontano. Toccando. Io sì. Grazie davvero, molto gentile. Buon Giovani Emozioni tuo fine. Mi raccomando, studiate, se no diventate come me.